Enrico, allora, siete stati a Sant'Agata dei Goti per portare il modello del comune di Castellabate per quanto riguarda il turismo. Ecco, dopo il film girato proprio nel comune di Castellabate, benvenuti al sud. Ma noi abbiamo accettato l'invito di Maurizio Cerna, che è il presidente della Film Commission Regione Campania, proprio per portare le nostre esperienze vissute attraverso il film Benvenuti al Sud a Sant'Agata dei Goti, che sta proprio una location che è stata scelta da Alessandro Siani per il suo secondo film che si chiamerà Non si accettano miracoli. È stata un'iniziativa molto positiva, dove abbiamo trovato un paese in un'attesa proprio spasmodica per questo evento cinematografico, e dove c'erano tanti commercianti che ci hanno fatto tante domande in merito a quello che ci può essere dietro un film, dalle ricadute turistiche e poi soprattutto dalle ricadute di promozione e di visibilità a livello nazionale ed internazionale. Era presente anche il rappresentante della cartellera, però la maggior parte dell'incontro si è basato sulle nostre testimonianze che sono state portate dal punto di vista politico dal nostro vice sindaco Luisa Maiuri e dal punto di vista tecnico come esperienza vissuta dal sottoscritto. Il film Benvenuti al Sud è veramente un fenomeno di ricaduta turistica perché è divenuto proprio oggetto anche di recenti tesi di laurea che sono state insomma effettuate da diversi ragazzi anche del Cilento. Sì, uno dei regali più graditi dell'anno scorso è stata proprio una tesi di laurea di una ragazza che ha voluto imperniare la sua tesi di laurea sulla scienza delle comunicazioni sul caso Benvenuti al Sud, un film che ha stravolto un tranquillo paesino del Cilento. E le nostre esperienze che abbiamo portato hanno spaziato dai gadget ai flussi turistici da vero e proprio pellegrinaggio cinematografico. Ci sono stati periodi in cui noi siamo stati costretti a ricorrere alla protezione civile per creare dei senti unici pedonali all'interno del centro storico, tutti quanti alla ricerca non del Palazzo Perrotti dove Gioachino Murat è a soggiornato, ma alla ricerca del Palazzo Perrotti da dove Claudio Bisio lanciava la spazzatura, non dell'ufficio postale inteso come servizio nazionale, ma ufficio postale in piazzetta. Tante persone che sono rimaste deluse quando poi trovavano il bar. Enrico, tu sei il responsabile dell'ufficio della promozione turistica del comune di Castellabate. Ecco, quali sono le strategie idonee che attuerete per prolungare appunto la ricaduta e consolidare la notorietà acquisita per quanto riguarda appunto il film Benvenuti al Sud e quindi continuare con i turisti che vengono giornalmente nel vostro comune? Sì, questo è il nostro lavoro più difficile perché, come spesso ripetiamo, l'onda lunga del film attraverso le statistiche proprio cinematografiche può arrivare massimo fino a 3 anni, massimo 4 anni. È importante però che su questa onda lunga poi si sviluppi un discorso di servizi di accoglienza e di qualità, cominciando dai parcheggi per terminare ai servizi igienici, perché la cultura dell'accoglienza credo che sia uno dei principali requisiti che il nostro popolo cilentano possieda. Servono servizi di accoglienza di qualità, perché il turista che arriva la prima volta deve ritornare la seconda volta parlando bene di un paese dove trova tutto quello che può servire a un turista per far sì che un paio d'ore diventino un paio d'ore di relax e non di stress. Va bene, grazie al responsabile della promozione turistica del comune di Castellabate, Enrico Nicoletta. Grazie a voi per la vostra presenza sul territorio che ci permette di far conoscere questo territorio a livello regionale e nazionale. Grazie.